Bentornati amici per un nuovo tutorial. Oggi una richiesta dell'amico Claudio, un brano dei Boom Da Bash, Don't Worry. Spero di averlo pronunciato bene il nome della band, perché sinceramente non sono un grande ascoltatore. Comunque è una richiesta, cerchiamo di sviluppare anche questo tutorial. Allora, partiamo dal presupposto che questo brano è praticamente al 100% elettronica, tra virgolette, a livello di strumentazione, e quindi anche la batteria di per sé è una programmazione fatta a computer. Non c'è una linea ben precisa, perché se vogliamo vedere dalla partitura che trovate e potete scaricare qui sotto, ogni misura della batteria, o meglio, quasi tutte le misure, continuano a cambiare. Non c'è un'idea precisa, ok? Allora, cosa ho fatto? Nello spartito che trovate appunto qui sotto, ho indicato anche due misure che possono essere utilizzate appunto nella nostra struttura. Quindi due misure basi che possono essere suonate in questo brano. Anziché stare a vedere tutte le misure, appunto, io vi faccio vedere solo queste che voi potete utilizzare per il 99,9% di tutta la canzone. Allora, il portamento non cambia e è in sedicesimi, quindi tutto suonato sul Charleston. Sulla prima misura troviamo sul primo quarto un colpo di cassa, sul 2 rullante sul primo ottavo puntato e ultimo sedicesimo, sul 3 troviamo secondo ottavo con un colpo di cassa, sul 4 rullante sul battere e attenzione, sull'ultimo sedicesimo abbiamo due trentaduesimi, quasi fosse come un drag che appunto va a richiamare poi la misura successiva. Misura successiva che vede sull'1 due ottavi di gran cassa, sul 2 abbiamo primo ottavo puntato sul rullante e ultimo sedicesimo con la gran cassa, sul 3 secondo ottavo di gran cassa e sul 4 semplicemente un colpo di rullante. Ve le suono tutte e due. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
nel dettaglio andare a vedere tutti i groove che ci sono, vi lascio libera scelta. Adesso andiamo a vedere le altre parti, appunto, che non comprendono questo groove. L'inizio, che è un fill che poi ci porta alla nostra introduzione, non vede altro che sul 4, a partire dal secondo ottavo, una terzina di sedicesimi sul rullante. Io questa terzina l'ho sviluppata con un colpo doppio con la destra e un colpo singolo con la sinistra. 2, 3, 4. Quindi 3, 4. Altra variazione la vediamo all'inizio della seconda strofa, quindi dopo le quattro misure di pausa che troveremo alla fine della settima riga nello spartito qui sotto. Allora, appunto, prima di rientrare cosa succede? Questi sedicesimi tutti sul Charleston e un colpo di rullante sul 4. In questo caso sul 4 assieme al rullante il nostro Charleston si ferma. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Anche qui un'altra variazione in cui c'è sicuramente una batteria elettronica, però noi se abbiamo a disposizione un tamburello oppure un pad come questo, quindi elettronico, possiamo appunto inserire un suono campionato. Potrebbe essere appunto un tamburello come questo, piuttosto che un campanaccio, insomma, potete inserire quello che volete. Allora, vediamo appunto questa variazione che vede il nostro tamburello sul 2 e sul 4. In questo caso, nella prima misura, appunto, troviamo solo un colpo di cassa sull'1. 6 misure in totale e poi 4 misure in cui la batteria non c'è. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. E così via. Successivo alle misure di pausa troviamo un'altra variazione, prima di arrivare alla parte finale che vede sempre il nostro groove. Allora, io in questa variazione l'ho scritta così. Anche qui logicamente è una batteria elettronica, quindi possiamo interpretarla in modo diverso da come è poi suonata
a computer. Le misure sono strutturate così: sull'1 cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo, sul secondo ottavo del 2 rullante o, come l'ho scritto io appunto, con il cross stick. Questa si ripete sempre, stessa cosa si ripete dal terzo quarto e così via. Sulla misura successiva l'unica differenza è che sul 4, dopo appunto il cross stick che troviamo sul secondo ottavo, abbiamo sull'ultimo sedicesimo anche un colpo di cassa. Queste due misure si ripetono un'altra volta, dopodiché troviamo per una volta la prima misura e sulla misura successiva un semplice colpo di cassa. Se vogliamo, a tutto questo possiamo mantenere il nostro Charleston tutto in sedicesimi, oppure suonarla semplicemente senza Charleston. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Successivamente troviamo la nostra parte finale in cui entriamo ancora col nostro groove di base che abbiamo visto prima. Il fatto che non vi faccio vedere tutti i groove che ci sono in questo brano è per non crearvi confusione. Credetemi che con i due che vi ho dato potete veramente completare il vostro brano. Anzi, ve ne do un altro giusto per darvi appunto uno spunto in più. 1, 2, 3, 4. Questo groove vede appunto il nostro ostinato in sedicesimi tutto su Charleston, sull'1 due ottavi di cassa, sul 2 primo ottavo puntato e ultimo sedicesimo sul rullante, sul 3 vede appunto i nostri due sedicesimi centrali sulla cassa, quindi pausa di un sedicesimo, due colpi di cassa, e sul 4 appunto il nostro rullante. Anche qui, volendo, potete come variazione inserire sull'ultimo sedicesimo del 4 due trentaduesimi sul rullante come acciaccatura. Ok, perfetto, anche per oggi questo tutorial è completato. Poche cose, ma vedrete che ne avete lo stesso da lavorare. Non mi resta che salutarvi, ricordarvi che qui sotto potete scaricare il PDF gratuitamente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche, e poi non mi ricordo più. Quindi vi saluto e vi auguro un buon divertimento e un buon groove. Alla prossima. Ciao.